Gentili amici di Riviera 24 e Saremo, a tutti, buonasera. Continua questo campo di alta pressione. Però lo sapete, dopo 2-3-4 giorni che il campo di alta pressione c'è, diventa la massa d'aria un pochino più umida. Però lunedì subentrerà un fatto positivo, una piccola depressione sul Golfo Ligure orografica che farà rinforzare un po' il vento. E questo vento che avremo lunedì da ponente, tra ponente e Libeccio, farà ringiovanire, ricaricherà di umidità molto bassa il nostro anticiclone. Quindi non avremo le nuvole basse marittimo-costiere. Fino a domenica non succederà niente, quindi sereno, poco nuvoloso al mattino. Qualche nuvola in più nel pomeriggio e queste nuvole in più nel pomeriggio, soprattutto nell'entroterra, potranno dispensare qua e là qualche isolato piovasco o rovescio o anche qualche fugace temporale, ma sono quelli di calore che non devono dare preoccupazioni. Anzi, nell'entroterra faranno salire il livello dell'acqua per il prossimo inverno, quando ci saranno le siccità, che ci servirà per i nostri acquedotti. E poi, ovviamente, per i funghi. Questi temporali si esauriscono in serata e durante le notti, fino a domenica, il cielo tornerà a essere sereno. Come vento potrà saltellare un giorno da levante, un giorno da sud-ovest, però direi rimanendo nel debole o moderato, quindi il mare quasi calmo o poco mosso, ecco il mare a 24 gradi. E a proposito di temperature, io direi che di notte viaggeremo tra 17 e 20 gradi sulla costa, mentre sempre sulla costa di pomeriggio potremo spaziare fra 25 e 28 gradi. Questo fino a domenica. Poi lunedì invece avremo un cielo completamente sereno. Vedete che le depressioni che si formano sul Golfo Ligure, orografiche, a volte invece di portare disturbi, portano addirittura un cielo completamente sereno. Anche i temporali del pomeriggio in montagna si prenderanno una giornata di riposo. Ci saranno solo dei cumuli humilis, mediocris, a fare da sfondo se qualcuno vuol fare delle fotografie verso la montagna. Però ci sarà un po' di vento in più. Da ovest a sud-ovest qualche raffica potrà anche arrivare a 20-25 nodi, per cui il mare diventerà mosso e a largo molto mosso. Questo però cosa farà questo vento da ovest? Darà una sorta di feu, di vento di caduta dalle Alpi Liguri marittime e dalle Sterelle, per cui le temperature massime potranno aumentare, le minime stazionarie, ma le massime potranno aumentare e chissà che in qualche località non si possa registrare il primo trentello, ovvero 30 gradi, 30 gradi della stagione. Staremo a vedere. Buonasera a tutti.